Ciao ragazzi e benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi facciamo un sapone tutto cocco, 100% cocco. Mi raccomando, seguite tutto il video dall'inizio alla fine perché ci sono alcuni accorgimenti che dobbiamo prendere bene. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video. Lasciatemi tanti like e dei commenti. Se poi mi volete supportare, potete premere il tasto grazie che trovate sotto ad ogni video e fare un'offerta libera, così mi aiuterete a comprare nuovi materiali per fare nuovi video. Oppure potete abbonarvi al canale e avere fantastici vantaggi, tra cui l'accesso alla mia chat Telegram per poter chattare con me H24. Oppure, se siete particolarmente affezionati a me e al canale, potete premere la mia lista desideri che trovate sotto ad ogni video e farmi recapitare a casa un regalo a vostra scelta tra quelli presenti nella lista. Bene, vediamo cosa dobbiamo fare. Eccoci ragazzi, allora per fare questo sapone useremo, come vi ho detto all'inizio del video, tutto burro di cocco. Questo qui io l'ho tolto dalla confezione perché sono abituato a metterlo in dei contenitori in frigo. Comunque vi lascio qui in alto o in basso, ora vedo un po' la foto di quale burro sto usando. È un burro che ho preso alla Coop, quindi una cosa che si trova comunemente in giro, non vi preoccupate, non costa neanche carissimo. Vi ho sempre detto che nei saponi non si mette mai più di 500 grammi di burro di cocco per ogni chilo di sapone, perché sennò tende a seccare troppo la pelle. Vero, in questo caso però applicando uno sconto del 20%, avete capito bene, 20%, 20-25% di soda, riusciremo a ottenere un sapone che sarà super idratante e delicato. Si può applicare questo sconto così alto solo a questo tipo di sapone qui, quindi negli altri non possiamo. Bene, vado a pesare la soda. Come vi ho indicato in ricetta, io faccio un sapone piccolino, mezzo chilo di sapone. E a questo proposito vi ricordo, se non avete mai visto prima come fare un sapone col metodo a freddo e volete provare a farlo, andate a vedere tutti i video della playlist ABC del sapone. Mi raccomando, non è una cosa facoltativa. Peso l'acqua. Bene, la cosa buona, bella di questo sapone è che possiamo anche evitare di usare il mini primer, ma usare una semplice frusta, perché raggiunge la traccia quasi immediatamente. La cosa negativa è che non possiamo colorarlo, farci tanti fronzoli, perché ovviamente raggiungendo la traccia in tempi molto brevi abbiamo veramente poco tempo di manovrabilità. Sciolgo la soda e adesso vado a sciogliere i burri. Ci teniamo ad una temperatura un po' più alta, sui 50 gradi. Bene, noi ci vediamo quando sia la parte liquida che la parte grassa sono a temperatura. Come fragranza userò la fragranza di rosa di Mystic Moment, trovate il link Amazon sotto ad ogni video. Se siete particolarmente affezionati a me e al canale, potete premere il link che trovate sotto ad ogni video, la mia lista desideri, e regalarmi un prodotto a vostra scelta. Eccoci ragazzi, allora la parte liquida e la parte grassa sono entrambe a temperatura, come vi ho detto mi tengo sui 50 gradi, guardate un po' che bello che è, e tutto burro di cocco liquido, è veramente trasparente. Userò una frusta anziché il mini primer, unisco la soda al burro e vado di frusta.
potete anche usare mini primer. Io uso la frusta perché potete farlo anche come primo sapone o come secondo sapone, molto molto bello. Ok ragazzi, è quasi a traccia, aggiungo la fragranza. E verso subito nello stampo, negli stampi. Ho scelto questi perché, non essendo tanto sapone, avremo già delle fettine belle pronte. Bene, noi ci vediamo tra 24 ore, così vi faccio vedere com'è venuto e vi dico ancora una cosa importante sulla stagionatura. Ciao ciao! Eccoci ragazzi, sono passate esattamente 24 ore, tolgo il sapone tutto cocco dallo stampo. Guardate un po' che bello che è, bianchissimo! La stagionatura questa volta non è più di 30 giorni ma di 90 giorni, è un po' di più lo so, però in questo modo otteniamo un sapone che è delicato sulla pelle, fa una schiuma fantastica e potete usarlo senza rischiare di farvi seccare la pelle. Bene. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Se poi mi volete supportare potete premere il tasto grazie che trovate sotto ad ogni video e fare un'offerta libera, così mi aiuterete a comprare nuovi materiali per fare nuovi video, oppure premere la mia lista desideri e farmi recapitare a casa un regalo a vostra scelta tra quelli presenti nella lista. Noi ci vediamo martedì prossimo per un altro video. Ciao ciao!